Ciao ragazzi, la lezione che voglio fare oggi è concentrata soprattutto sulla zona delle anche e avremo bisogno di un cuscino in palla o di una palla sgonfia e di un elastico che di solito ognuno di voi a casa ha comunque per fare degli esercizi o che magari ha acquistato precedentemente. Se non lo avete, pazienza, farete senza, non c'è nessun problema, vi adatterete con le mani quando c'è da usare l'elastico oppure semplicemente non lo usate, ok? Adesso partiamo dalla posizione seduta, se avete anche uno sgabello come questo oppure una sedia, una semplice sedia che abbiamo usato anche nelle precedenti lezioni. Uno sgabello lo trovo più comodo perché ci si può girare intorno e anche spostandosi di lato o davanti o dall'altro lato siete comunque comodi e non avete lo schienale che vi può dar fastidio. Allora, iniziamo la nostra lezione e vi poggiate con gli ischi sulla fondo del vostro sgabello o sedia e iniziate a sentire la posizione del bacino che, come voi sapete, va posizionato in neutro. Neutro significa appoggio di tutti e due gli ischi. Se avete qualche dubbio, provate a mettere una mano proprio sotto il gluteo a sentire quell'ossicino duro da un lato e dall'altro, andate a riconoscere proprio di cosa stiamo parlando, i famosi ischi che servono a capire sempre la posizione del nostro bacino. E una volta che abbiamo sistemato il nostro bacino, possiamo posizionare la gabbia toracica con le spalle esattamente sopra le anche in modo da rimanere allineati. Io mi metto anche di profilo così mi potete guardare, ok? Spalle allineate alle anche significa anche allineamento della colonna, ok? Quindi partendo da questa posizione iniziamo a respirare. Inspiro, porto i palmi verso l'alto. Allargo la gabbia toracica e fuori l'aria, palmi verso il basso, ritorno. Inspiro, porto sui palmi, fuori l'aria giù. E durante questo inspiro ed espiro, continua a crescere con la colonna, pensando dal centro della colonna, quindi dagli ischi, dal coccige verso l'alto fino alla calotta cranica, come se ci fosse un filo che vuole andare verso l'alto. Inspiro su e fuori l'aria. Ancora un altro. Inspiro su e fuori l'aria. E da qua stendo le braccia lateralmente. Fuori l'aria, chiudo le braccia in linea con le spalle. Inspiro, apro. E ancora fuori l'aria. Inspiro, apro, fuori l'aria, inspiro, apro e ancora fuori l'aria e apro e fuori l'aria e apro. Molto bene, porto giù le braccia e da qua inspiro, cresco, vado in alto, vado a unire tutte e due le mani, porto bene i piedi in appoggio, sento bene l'appoggio sul piede e stringo forte le mani, gli ischi sono in appoggio. Inspiro, buttando fuori l'aria, vado a destra con tutto il corpo, senza staccare gli ischi dalla sedia. Inspiro, ritorno. Lo eseguiamo pensando di andare in alto, non di collassare lateralmente, ma in alto. E ritorno. E ancora, fuori l'aria. Inspiro, torno. Fuori l'aria. Inspiro, torno. Ancora due. Fuori l'aria, inspiro, torno e fuori l'aria e inspiro, torno. Molto bene, da qua portiamo in basso il braccio destro. Fuori l'aria, vado in flessione a destra. Inspiro, torno, cambio, inspiro. Fuori l'aria, vado a sinistra e ritorno. Ancora due. Inspiro. Fuori l'aria, vado a destra, inspiro e fuori l'aria, ritorno, inspiro, fuori l'aria, vado a sinistra e ritorno. Molto bene. Da questa posizione portiamo le braccia avanti, andiamo a mobilizzare la colonna.
Mi metterò di profilo in modo che voi possiate vedermi. Ok, ischi ben in appoggio. Allineamento della colonna. Andiamo a srotolare come se avessimo un filo dal centro della testa che vuole andare in alto e in avanti. Quindi testa, dorso, addome attivissimo. Vado avanti, mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo senza mai mollare l'attivazione del pavimento pelvico dell'addome. E piano ritorno dall'addome attivando in posizione neutra. E di nuovo, inspiro, fuori l'aria, testa avanti, spingo in avanti le scapole, il dorso si streccia. Vado avanti, 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 avanti. Tengo sempre l'addome, pavimento pelvico. Allungo, allungo, allungo. E ritorno dall'addome. E ancora. Fuori l'aria, vado avanti. Mi allungo, tiro. Immagino di spingere lontano le mani, le braccia. Stretch di tutta la colonna. Mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo. E dall'addome ritorno verso l'alto in allungamento e sto adesso, inspiro, porto sulle braccia e fuori l'aria vado a creare una C portando indietro, ruotando il bacino e le braccia in avanti. Inspiro, ritorno allungando, create sempre allungamento sulla vostra colonna. Fuori l'aria, addome in dentro, abbasso le spalle, mi allungo. Inspiro, torno. E ancora fuori l'aria, mi allungo, morbido, flessibile la colonna. Ruoto bene il bacino, porto il pube verso l'ombelico. E ritorno, crescendo in allungamento. Ultimo, fuori l'aria, rotondo, abbasso le spalle, allungo bene la colonna in alto. E ritorno crescendo dagli ischi verso il soffitto. E ritorno. Molto bene. Da questa posizione, voi siete sempre davanti a me che mi guardate, inspiro, portate le mani dietro la nuca. E da qua, fuori l'aria, chiudo i gomiti, semplicemente chiudo i gomiti. Abbasso le spalle, immagino che le mie scapole scivolano verso due tasche di jeans, quindi scivolano sulla gabbia toracica. E abbasso bene, allontano le spalle dalle orecchie, tengo rilassato il dorso, la gabbia toracica e da qua chiudo, inspiro, apro. Fuori l'aria, chiudo, mi allungo, mi allungo, mi allungo. Inspiro, apro. E ancora, fuori l'aria, chiudo. E inspiro, apro. Da questa posizione, guardate qua, andiamo a ruotare verso destra. Ritorno al centro. Fuori l'aria, ruoto a sinistra. Torno al centro. Ruoto a destra. Torno al centro. Ruoto a sinistra. E torno al centro. Adesso ruoto a destra. Fuori l'aria, vado a toccare col gomito sinistro, il ginocchio sinistro. Chiudo il gomito destro verso il ginocchio sinistro, riapro, spingo il gomito destro in allineamento e ritorno. Cambio. Fuori l'aria. Scendo, vado al ginocchio destro col gomito destro. Chiudo col gomito sinistro. Riapro e col gomito sinistro vado di nuovo in torsione. E ritorno e ancora ruoto, gomito sinistro verso il ginocchio sinistro, gomito destro raggiunge, gomito destro si apre e mi riporto in torsione, allineo e ancora ruoto, gomito destro, ginocchio destro raggiunge il sinistro e apro e ritorno, ultimi due, ruoto, gomito, raggiungo. Apro, cresco e torsione e gomito, raggiungo e apro e ritorno. Molto bene, abbiamo mobilizzato bene la nostra colonna e adesso da qua possiamo salire, spostare il nostro sgabello. Ok, e andiamo a sederci al pavimento. Da qua.
andate a mettervi in una posizione comoda. Avete i piedi allineati oltre i vostri ischi, quindi non ampiezza bacino, ma un po' di più. I piedi sono paralleli, come se fossero su due binari. Le mani sono dietro, spingo in alto, apro il petto e sento i due ischi, ok? Perché con questa posizione delle gambe piegate gli ischi li potete sentire tutti, anche se siete molto raccorciati. Da qua vorrei che voi teneste fermissimo l'allineamento del vostro corpo e delle vostre gambe. Lavorerà solo una gamba, in questo caso andiamo a lavorare sulla destra. Cosa succederà? La sinistra rimane fermissima, la destra cerca di portare il ginocchio verso terra. Gli ischi si avvicinano tra di loro, spingo, spingo, vado a vedere la mobilità della mia anca. Inspiro, ritorno, la sinistra non si è mossa. E ancora, fuori l'aria, attivo, risucchio il pavimento pelvico e ritorno. Ancora due, fuori l'aria e ritorno e fuori l'aria. E ritorno, cambio gamba, fuori l'aria, vado con la gamba sinistra, vado a vedere che mobilità ha la sinistra, avvicino gli ischi, attivo il pavimento pelvico e ritorno. E ancora, fuori l'aria, due e ritorno, e fuori l'aria, tre e ritorno, e fuori l'aria, quattro e ritorno. Bene, adesso da questa posizione andiamo a vedere la mobilizzazione di tutte e due le anche. Ruoto a destra, cosa succede? Il ginocchio destro cade a terra, il ginocchio sinistro cade, stacco l'ischio sinistro per andare sul lato destro, ok? Ritorno al centro, cambio, ginocchio sinistro cade a sinistra, l'ischio destro si solleva, vado a toccare ginocchio destro al pavimento e ritorno. Ancora, fuori l'aria e ritorno, e fuori l'aria e ritorno. Ancora due, fuori l'aria e ritorno, e fuori l'aria e ritorno. Da qua facciamo una piccola prova, stendo le braccia avanti. Fuori l'aria, ruoto, tengo la posizione e da qua senza toccare terra ritorno, cambio, fuori l'aria, ruoto e ritorno in posizione. Molto bene, da qua se riusciamo portiamo le gambe a farfallina. Andiamo a prendere tutte e due le dita dei piedi e andiamo in una piccola... un piccolo rimbalzo delle gambe. Da qua mi date tre rimbalzi delle ginocchia verso il pavimento e poi un allungamento in avanti della colonna. Quindi, 1, 2, 3, allungo e vado in avanti. Inspiro, ritorno e da qua. 1, 2, 3, vado avanti, mi allungo. Inspiro, ritorno, terzo e ultimo. 1, 2, 3, spingo in avanti, mi allungo, tiro più possibile, stendo le braccia avanti, mi allungo, immagino che le mie dita siano dei ragnetti che vogliono camminare lontano. E piano, ritorno, allungando, crescendo, mani dietro. Ok, e da qua chiudo tutte e due le gambe. Andiamo a destra e da qua apro la gamba sinistra, raggiungo con la destra e apro con la destra, raggiungo con la sinistra, apro sinistra, raggiungo con la destra e apro e raggiungo e apro e raggiungo e ultimo apro, rimango e dondolo un pochino sull'ischio destro e sull'ischio sinistro andando a toccare le ginocchia a terra. Molto bene, da questa posizione chiudiamo le ginocchia e la prima posizione che andremo a trovare sarà la quadrupedia.
Perché la quadrupedia? Perché vogliamo andare a lavorare sulle anche contro, senza avere contro la forza di gravità. Quindi, da qua portate le mani sotto le spalle, come sempre, le ginocchia sotto le anche e eseguiamo il gatto per mobilizzare la colonna per 3 volte. Fuori l'aria, arrotondo. Ombelico, bube verso l'ombelico, spingo bene in alto la colonna. Inspiro, vado a ruotare in estensione, abbasso le spalle, testa e codina in alto, di nuovo fuori l'aria, arrotondo, ammorbidisco bene la colonna, giù le spalle. Inspiro, vado in estensione, allungo. E ancora fuori l'aria, creo spazio sulla colonna, cresco, 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 cresco. E vado in allungamento e da questa posizione andiamo a trovare il neutro. Posizionate la gabbia toracica in allineamento, spalle alle anche, bacino in neutro, piccola zona lombare, curva lombare fisiologica e siamo ferme qua in questa posizione. Andiamo a lavorare sulle anche. Quindi andremo a portare il nostro appoggio sulle due mani e la gamba a sinistra, di modo che la destra possa staccarsi ad angolo di 90 gradi e andare col tallone verso il soffitto. E ritorno. La gamba sale e scende in modo allineato alla sua anca, ok? E ancora 3. Attivate bene l'addome fuori l'aria 4. E ritorno. Da qua andiamo in alto, ma muoviamo l'anca verso l'interno, quindi vado a chiudere verso la gamba opposta e ritorno in alto. Fuori l'aria 2, ritorno in alto. Fuori l'aria 3, ritorno in alto e fuori l'aria 4. E ritorno in alto. Da qua vado ad aprirsi. Si apre. E su, si apre e su. Cosa succederà per aprirsi? Che si aprirà un po' il ginocchio e poi allineo e si apre e su. Riporto la gamba in allineamento. Da qua cerchietti verso l'interno e uno, due. Cercate sempre di tenere l'allineamento della gamba con la coscia a 90 gradi. E 4 e cambio l'interno e 1 e 2 e 3 e 4. Da qua appoggio, vado indietro e mi allungo. Questi sono esercizi di precisione e abbiate cura quando li eseguite, tenendo la posizione corretta. Ritorniamo. Per la gamba sinistra, mi giro così avete possibilità di vedermi meglio. E dal piazzamento del neutro fuori l'aria vado a staccare gamba sinistra. E da qua fuori l'aria 2, ritorno 3, ritorno 4, ritorno e 1 dentro. 2, vado all'interno della gamba destra e 3 e 4 e adesso apro e su 2 e su 3 e su e 4 e su. Da qua circonduzioni dall'interno e 1 2 3 4, cambio l'interno e 1, 2, 3 e 4, porto la gamba in allineamento e torno indietro. Molto bene. Da questa posizione ritorniamo in quadrupedia. Mi metterò davanti a voi così potrete notare lo spostamento del bacino, che adesso è allineato, ma noi dobbiamo andare a ruotarlo, portate gli avampiedi in appoggio, ok? E andiamo a ruotare il bacino avvicinando l'anca destra alla costola.
all'ultima costola sulla destra. Quindi faremo come una U col nostro bacino. Fuori l'aria, avvicino l'anca alla costola destra. Inspiro, ritorno al centro. Fuori l'aria, avvicino la sinistra alla costola sinistra. E ritorno. E ancora destra. E ritorno. Sinistra. E ritorno. Destra. E ritorno. E sinistra. E ritorno. Molto bene. Adesso da qua andiamo indietro e allunghiamo nuovamente. Ok, srotolo la colonna e prossima posizione che andremo a provare sarà la posizione decubito laterale. Ok, molto bene. Ci portiamo in allineamento. Possiamo scegliere di tenere il gomito in appoggio o di tenere il braccio disteso. Io preferisco il gomito in appoggio e vado a portare le gambe in posizione di tavolino o di sedia. Vi ricordate quando eravamo seduti? Eravamo con le gambe in linea alle anche e in posizione come se fossimo seduti sullo sgabello, quindi tutti e due gli ischi stanno in appoggio all'ipotetico sgabello. Quindi le anche sono uguali, gli ischi sono uguali. Mano davanti. Ok, stacchiamo la gamba destra e buttando fuori l'aria andiamo a portare la nostra gamba in allineamento neutro. Ok, il ginocchio va in linea col bacino. E ritorno. Fuori l'aria, spingo indietro. E ritorno. E ancora. Tre. E ritorno, attivate bene l'addome, pavimento pelvico. E quattro. E ritorno. Adesso da qua ho necessità di muovere l'anca in tutte le sue parti. Quindi andrò ad aprire e andrò su. E ritorno, andando a toccare col tallone il tallone del piede sottostante. Su e ritorno. Ricordate di tenere il neutro, non andate ad accasciarvi col bacino. Ancora due e uno. Da qua ruoto all'interno la gamba, il ginocchio va in linea con l'altro ginocchio, il tallone sale. E uno e due e tre e quattro. Riallineo, cerchietto in apertura. E uno, due, attivo, tre, tenete tutto, quattro e cambio dall'altra parte. E all'interno uno e due e tre e quattro. Molto bene, vado a riallineare. Da questa posizione andiamo di nuovo a staccare la gamba in linea con l'anca. Avvicino e spingo allineando la gamba all'anca. Il tallone spinge molto lontano, come se volessi spingere e creare spazio tra la testa del femore e l'acetabolo, quindi creo spazio tra l'articolazione coxofemorale. E ritorno. E ancora fuori l'aria, spingo. E ritorno, ancora due, fuori l'aria, tre, creo spazio. E ultimo, fuori l'aria, quattro, creo spazio, punto il piede. Cerchietti piccoli in apertura. Uno, immagino di disegnare con la punta del piede il diametro di un pallone da calcio. E spingo lontano la gamba. Cambio senso. E uno, due, tre e quattro. Molto bene, riporto la gamba in allineamento e sto. Da qua salgo, cambio lato e andiamo a lavorare sulla gamba sinistra. Ok, molto bene. Riprendo la posizione. Posizione di sgabello. Siamo qua. Allineiamo bene le due anche, gli ischi sono appoggiati tutti e due sul famoso sgabello. Abbiamo proprio l'allineamento, gabbia toracica attiva, addome, tutto sostenuto. Mano davanti che ci aiuta a tenere la spalla bassa, piazzare i muscoli della schiena.
E da qua sollevo la gamba soprastante e vado ad allineare in neutro il ginocchio al bacino. E ritorno. E fuori l'aria 2. Ritorno. Fuori l'aria 3. E ritorno. Fuori l'aria 4. E ritorno. Da qua andiamo ad aprire. E 1. Tengo il neutro. 2. E 3. E 4. E da qua allineo le ginocchia. Fuori l'aria 1. 2. 3. E 4. Allineo. Cerchietti in apertura. E 1. 2. 3. 4. Cambio. E 1. 2. 3. 4. E stop. E da qua ristacco la gamba soprastante. Il ginocchio in linea con l'anca, fuori l'aria, spingo lontano il tallone. Immagino di creare spazio nell'articolazione coxofemorale. Inspiro, piego. Fuori l'aria, spingo, allungo. E ancora, fuori l'aria, 3. E ancora fuori l'aria, 4. Tiro, allungo, punto il piede. Cerchietti in apertura. Immagino di disegnare con la punta del piede dei cerchietti sul muro. Cambio senso. E 1, 2, 3 e 4. Chiudo, allineo e ritorno in fanciullo. E da qua andiamo a muovere le anche a destra e a sinistra. Il nostro bacino bascula a destra e a sinistra, mobilizzando bene le anche. Ok, molto bene, srotolo la colonna. E da qua andiamo in posizione supina. Ci prendiamo il nostro cuscino palla, il nostro elastico e ce li portiamo vicini. Se non dovessimo avere un cuscino a palla, va bene anche niente sotto il bacino, oppure una palla di quelle, le softball piccoline, un po' sgonfia. Da qua allineiamo le gambe al bacino, mani dietro le ginocchia e fuori l'aria andiamo in una srotolata indietro, in un bel round back, portando il pube e l'ombelico, attivando l'addome e andando a srotolare una vertebra alla volta. E siamo in posizione supina. Ok, ci posizioniamo sul tappetino, andiamo a sentire la nuca in appoggio, le scapole in appoggio, il sacro in appoggio e i due piedi. Braccia lungo i fianchi, apro bene le spalle, petto sorridente, immagino sempre di avere un sorriso davanti al mio petto. E da qua andiamo a mobilizzare il bacino con i nostri bottom lift. Fuori l'aria, il pube va verso l'ombelico con l'attivazione dell'addome, non dei glutei. Arrotondo, vado a toccare la zona lombare, piano salgo, spingo dai piedi, spingo dalle braccia. Salgo con il pube in alto, srotolando una vertebra alla volta. Spalla in linea col ginocchio. E srotolo, srotolo, una vertebra alla volta. E ritorno in neutro e di nuovo fuori l'aria, arrotondo, piano, addome attivo e sempre attivo, anche quando sono in alto è sempre attivo, è sempre lì, attivo, forte, che sostiene la vostra posizione. E da qua srotolo andando a toccare il centro delle scapole, una vertebra alla volta e ritorno, terza e ultima volta. Fuori l'aria, arrotondo, salgo, cresco e da questa posizione andate a mettere il cuscino palla o la palla o niente sotto la zona lombare. Srotolo, chi avrà il cuscino palla sentirà l'appoggio e da qua porterà gamba destra e gamba sinistra al petto,
andate a sentire la posizione comoda del cuscino palla, che sta un po' vicino alla zona lombare, soprattutto su tutto il sacro, e rilassate completamente la colonna. Dovete sentire proprio un relax nella zona lombare tra S5 e L5-S1, e che allunga e tira e distende tutta questa zona della colonna, ok? E da qua portate con tutte e due le mani le ginocchia vicino al petto e stomaco in dentro, ok? Rilasso, abbasso le spalle, inspiro, torno. Fuori l'aria, stomaco in dentro, gambe al petto, rilasso la zona lombare e ritorno. E ancora, fuori l'aria, rilasso completamente in allungamento e ritorno. Molto bene, da qua andiamo ad allontanare la gamba sinistra, la appoggiamo a terra, ok? E tiriamo bene nella gamba destra al petto. Dopodiché stendiamo lontano la gamba sinistra, spingendo dal tallone quanto possiamo, ok? Allunghiamo bene lo psoas e lentamente riportiamo, scivolando col tallone sul tappetino, la gamba sinistra al petto. Cambio, porto giù la destra attivando l'addome e lascio scivolare il tallone lontano, 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 allungo bene lo psoas destro, tiro bene il ginocchio sinistro al petto, piano ritorno. Questo lo potete ripetere più volte se volete, lo ripetiamo solo una volta. Destro al petto, sinistro che scivola, allungo, rilassate la zona dorsale, lasciate andare la gamba lontano, create allungamento, ritorno. Sinistro al petto, destro scende, allungo, spingo lontano, tenete l'addome, non andate ad inarcare troppo la colonna, spingete il pube verso l'ombelico, sempre in modo da creare ancora più allungamento dello psoas. E ritorno. Bene, da qua portiamo tutte e due le gambe in appoggio e andiamo a prendere l'elastico. Portiamo la gamba a sinistra in alto, ci mettiamo l'elastico sotto la pianta del piede e lo incrociamo. Da qua lo teniamo abbastanza lungo perché andiamo a portare le braccia in appoggio a terra, flettendo anche la gamba sinistra. Il piede destro in appoggio è ben ancorato, è la vostra ancora di salvezza, chiamiamola così. Stendo in alto la gamba sinistra, spingo in alto il tallone e inspiro, ritorno. Di nuovo, fuori l'aria, spingo in alto il tallone, vado contro la resistenza dell'elastico. Abbasso bene le spalle, tengo con quelle braccia, forti i tricipiti e ritorno. Ancora, tre. E ritorno e vado a spingere su quella palla col sacro, mentre il tallone va in alto. Quattro. E ultimo, cinque. Punto il piede. Da qua, fuori l'aria, porto giù la gamba. E ritorno. E ancora, fuori l'aria, porto giù, tengo l'addome, attivo, forte, e ritorno. E ancora, tre, spingo lontano, creo spazio nell'articolazione dell'anca, e ritorno. Quattro, tenete le braccia, allungatevi, e ritorno. Se avete male a tenere così le braccia, flettete i gomiti e tenetele giù. Cinque, e ritorno. E da qua, rimango giù. Cerchietti in apertura, 1, 2, 3, 4 all'esterno e chiudo, 1,
sulla gamba, eseguo i cerchietti anche dall'alto. E uno, cercate di tenere tutto attivo. Due, tre, quattro, cambio. E uno, due, tre e quattro. Molto bene. Piego la gamba al petto e cambio. Molto bene. Questo esercizio va benissimo anche se non eseguito col cuscino palla sotto il bacino, purché teniate la zona lombare addome attivo e non andate ad inarcare la colonna. Da qua spingo le braccia a terra, stretch dell'ischio crurale destro, fuori l'aria, spingo in alto il tallone, vado a contrastare l'elastico, spingo giù il sacro sul cuscino palla, inspiro, torno, fuori l'aria, addome attivo, pavimento pelvico, tutto attivo, e torno, ancora fuori l'aria, 3, ritorno, fuori l'aria, 4, ritorno, fuori l'aria, lungo, 5, da qua punto il piede, fuori l'aria, vado giù, 1, e su, e allungo, 2, e su, e allungo, 3, cerco di andare verso il basso col tallone, 4, e 5, ripeto, chi ha fastidio può tenere i gomiti bassi, elastico come le redini, vado giù, cerchietti in apertura, 1, 2, attivate, 4, cambio senso, e 1, 2, 3, 4, porto sulla gamba in allineamento, cerchietti verso il soffitto, e in apertura, 1, 2, 3, 4, spingo bene il sacro giù sul cuscino palla, e 1, 2, 3, e 4, molto bene, fletto la gamba, andiamo a togliere l'elastico, lo mettiamo di lato, tutte e due le gambe vicino, unisco le ginocchia, e da qua, mani sul cuscino palla, apro le ginocchia verso terra, e rilasso completamente la zona lombare, e le mie anche. Dondolate un po' a destra e a sinistra. Rilassate la vostra gabbia toracica. Le vostre spalle, il vostro collo, le vostre braccia completamente. Da qua andiamo a fare un esercizio un po' più complicato. Portiamo tutte e due le gambe in chiusura. Sistemiamo bene il cuscino palla sotto la zona lombare, andiamo a portare le ginocchia al petto, prima la destra e poi la sinistra. Andiamo a portare l'elastico sotto tutti e due i piedi. E apriamo le ginocchia come una ranocchia, tenendo i talloni uniti. E portiamo l'elastico al centro, così, tenendolo con le due mani. I talloni sono fortissimi tra di loro, l'addome è forte. Buttando fuori l'aria proviamo a stendere le gambe leggermente oltre i 90 gradi, ok? Quindi non qua ma a 100 gradi, qui, spingendo forte i talloni, stringendo forte le cosce tra di loro, glutei forti, addome forte, pavimento pelvico e stomaco in dentro in alto. E ritorno inspirando. Fuori l'aria, spingo due, forte, forte quel corpo, spalle basse. E ritorno, e fuori l'aria, 3, sentite tutta l'energia che arriva fino ai talloni, e ritorno, e ancora 4, e ritorno, fuori l'aria, 5, spingo, 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 e ritorno, fuori l'aria, 6, fate lavorare bene le anche, e ritorno, tornate insieme, partite insieme, sempre, 7, e 8 e ancora 2, 9 e ultimo fuori l'aria, 10, ritorno, 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 rilasso e molto bene, mani sulle ginocchia, piccole circonduzioni di tutte e due le anche, avvicino, apro e chiudo, avvicino, apro e chiudo, avvicino, apro e cambio, apro e avvicino, e
Apro e avvicino. Apro e avvicino. E ultimo, apro e avvicino. Molto bene. Sentite la zona lombare rilassata, rilassatissima. Adesso vi chiederò una cosa ancora più importante. Braccia a 45 gradi, gambe al petto. E lasciando liberissime le anche, vi chiedo di spingere le gambe a 90 gradi con i piedi puntati. Sempre tenendo addome tenuto, ombelico e pube verso l'ombelico, zona lombare leggermente arrotondata, bacino leggermente in retroversione. E sentite le anche libere. Inspiro, torno, fuori l'aria. Inspiro, torno, fuori l'aria. 3. Inspiro, torno, fuori l'aria. 4. Inspiro, torno, fuori l'aria. 5. In questo esercizio un po' difficile, potrete sostituire il cuscino palla ad un asciugamano arrotolato e messo sotto la zona lombare. Avrà la stessa efficacia di proteggere proprio la zona lombare. Ok, da qua abbiamo i piedi in appoggio a terra e ripetiamo il bottom lift portando pube all'ombelico con la forza dell'addome e piano srotolo, srotolo, srotolo e vado in alto. Sfilo via il cuscino palla o l'asciugamano e srotolando ritorno, ritorno. E sto molto bene. Per le nostre anche andiamo a fare un'altra cosa importante. Lavorare con la forza di gravità che arriva dall'alto, portando le gambe a tavolino, ma con le ginocchia leggermente verso il vostro ombelico, in modo da rilassare e tenere senza sforzo la zona lombare. Portate tutte e due le mani sulle vostre cosce. E andiamo a lavorare con le anche in controspinta. Quindi inspiro e fuori l'aria. Spingo le ginocchia verso le mani verso le cosce. E rilasso. E ancora fuori l'aria. Spingo. Spingete il sacro a terra più che potete. E rilasso. E ancora fuori l'aria. Spingo. Non andate ad inarcare. Tenete l'addome forte. Abbassate le spalle, fate scendere le scapole. E ancora due. Fuori l'aria. Spingo, 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 spingo. E ancora uno. Fuori l'aria. Spingo. Piedi a martello. Spingo ancora di più. Rimango 5, 4, 3, 2, 1. Rilasso il petto. E sto molto bene. Da qua porto i piedi in appoggio a terra. Prima uno, poi l'altro. Apro le gambe quanto il bacino, braccia aperte a 45 gradi, fuori l'aria vado con tutte e due le gambe verso destra. Inspiro, torno, fuori l'aria vado a sinistra. E ancora, fuori l'aria vado a destra. E ritorno. E sinistra. Per tornare al centro, apro solo la gamba destra. Rilasso e apro le anche, avvicino i piedi, piante dei piedi unite. Molto bene. Ok. Chiudo tutte e due le gambe. E da qua andiamo a prendere il cuscino palla o l'asciugamano e andiamo sul lato sinistro. Portiamo il cuscino palla tra le ginocchia e teniamo il bacino allineato con le anche. E da qua, con la posizione dello sgabello, avete le due mani unite, la testa rilassata e da qua andate ad aprire il braccio soprastante andando in apertura della parte alta della colonna che ha bisogno di essere mobilizzata. Mentre le anche sono allineate, andate in una bella torsione, quindi un lavoro a spirale del vostro corpo, della vostra colonna, delle vostre fasce muscolari. E ritorno.
ricordate di tenere il bacino allineato. E apro, 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 vado in torsione e porto il braccio in alto e vado a guardare oltre, oltre il gomito. Tengo le gambe, vado a toccare con la spalla a terra se riesco. E ritorno. E per l'ultima volta faccio scivolare il braccio in alto, piano, allineate bene la spalla. Chi avesse dolore alla spalla, apre direttamente in linea con la spalla. Allungo, vado, guardo oltre. Allungo bene la colonna. Immagino che la mia testa sia appesa da un filo verso la parete dietro di me. E allungo. E il coccige vuole andare in basso. Allungo bene questa colonna, creo spazio. Se riesco vado a toccare la spalla destra e ritorno. Molto bene. Da qua torniamo al cuscino palla, ci solleviamo, cambiamo e andiamo dall'altra parte. Cuscino palla tra le ginocchia, allungo, braccio sotto la testa, posizione dello sgabello. Bacino allineato e, scusatemi, braccio in linea con la spalla, mano sopra e testa rilassata. Apro, vado ad allungare a spirale la mia parte alta della colonna. Sentirete una parte più chiusa dell'altra o vi renderete conto che c'è difficoltà da una parte più che dall'altra. E ritorno. E in questo modo possiamo anche strecciare il pettorale, aprire, allungare mentre il bacino rimane fermo lì. Le ginocchia stringono la palla. Vado a guardare oltre il gomito. Cerco di attaccare la spalla al pavimento. E ritorno. E per chi riuscisse, porto il braccio in alto, faccio un semicerchio, apro, sto a spirale. Allungo dal filo immaginario che passa attraverso la mia colonna e sbuca dalla testa, dal coccige, mi allungo mentre vado a spirale. E ritorno. Molto bene, andiamo a togliere il cuscino palla. E da qua andiamo in posizione del fanciullo e allunghiamo. E srotoliamo dalla colonna e vado avanti e vado sugli avampiedi e da qua piano peso sulle mani e avampiedi e vado un po' avanti e indietro, vado a incominciare a capire il peso del mio corpo che si sposta avanti e indietro, vado a portare il peso del corpo sugli avampiedi e ritorno avanti, peso del corpo sugli avampiedi, stop e ritorno avanti. E peso del corpo sugli avampiedi, cammino, cammino, cammino con le mie mani. Stendo le gambe, poggio i talloni e cerco di allungare la colonna più possibile. Allungo, allungo. Sento gli ischi che salgono, il sacro che sale. E se non dovessi riuscire, fletto un po' le ginocchia. Cerco di spingere in alto il sacro, di offrire il sacro al cielo verso l'alto e di spingere con i polpastrelli e le spalle basse la mia colonna in allungamento. E da qua mi arrotondo come un gatto arrabbiato e proviamo a fare dei passi con le gambe e con le braccia. Un passo avanti, un passo avanti e indietro. Un passo, mano e gamba, mano e gamba, mano e gamba, mano e gamba. E di nuovo avanti, cammino, 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 ritorno, cammino, cammino e sto. Da questa posizione aprite le gambe, ok, e andiamo a flettere le ginocchia. E da qua andiamo un po' a destra e un po' a sinistra, ammorbidite la colonna e a destra, flettete i gomiti. E fate scivolare le mani insieme alla vostra colonna, destra e sinistra, utilizzate quelle anche, liberatele. E destra e
e sinistra. Ammorbidite la colonna, rilassate la testa. Tratto cervicale rilassato. E ancora a destra. E ultimo a sinistra. Ritorno al centro. Avvicino i piedi, vi porto ampiezza bacino. Fletto le ginocchia. Srotolo la colonna. Dall'addome attivo, attivo. Riallineo la mia colonna come se fossero dei mattoncini, le vertebre uno sull'altro. E allungo. E da qua apro. Inspiro, cresco. Unisco le mani. Fuori l'aria, vado a destra. Torno. E sinistra. Torno. E ancora a destra. Torno. E sinistra. Torno da qua, porto le mani lungo i fianchi, riporto i piedi, ampiezza bacino, e da qua, mani sul trocantere, e vado a destra, sento che sporge il trocantere, a destra sento un affossamento, a sinistra, e cambio. Sentite come le vostre anche sono più libere e più mobili, lavorano le teste dei femori dentro i vostri acetabuli. Spingo e spingo e spingo, e da qua faccio una circonduzione avanti e indietro, muovo tutte le anche sui loro fronti e cambio senso dall'altra, e uno, due e ultimo, tre. Molto bene, da qua apriamo ancora e inspiro, vado in alto. Fuori l'aria, libero. E inspiro, cresco, allungo in alto. E libero. E ancora. Inspiro, cresco e vado in alto. Ultimo, e libero. E inspiro, cresco, mi allungo. Unisco. E grazie. Sono felicissima che siate stati con me e vi auguro una buona serata. Spero che le vostre anche siano un po' più libere. Un bacio.